era nato attore e non lo sapeva. Ora questa sera vi riciterà e vi prego di notare l'attenzione che dà alle cose che dice. Mario Pirovano. Vieni, vieni, vieni. Mario, sali. Ecco, sono qua. Grazie. No, io uso questo. Ah, benissimo, bravo. Mario Pirovano. Grazie. Con Mario Pirovano, attore che il 28 settembre porterà al Teatro degli Illuminati Mistero Buffo, che nel 1969, 50 anni fa, Dario Fo, il grandissimo Dario Fo, mise in scena per la prima volta. Mario, intanto grazie di essere con noi qui a Città di Castello. E, perché portare in scena dopo 50 anni Mistero Buffo di Dario Fo? Prima di tutto perché è bellissimo, è meraviglioso, è uno dei testi più belli al mondo in assoluto, per me, primo. Secondo, mi piace da matti recitare il Mistero Buffo. E terzo, è sempre attuale, come tutti i grandi classici, è sempre attuale. Perché questa attualità? Perché è attuale il Mistero perché Buffo? Perché è centrale, parla dei temi che stanno più a cuore all'uomo, cioè la giustizia, la disperazione, l'intolleranza, il sopruso, la povertà, la ricchezza, la fame, la disperazione, la sacralità, il rito, la magia, c'è tutto dentro il Mistero Buffo. Ecco, lo porterà al Teatro degli Illuminati. Sì. Durante una tournée che toccherà varie parti, sì, questa, d'Italia. Questa che facciamo a Città di Castello è la prima anteprima nazionale che facciamo qui. Sono contento che in Umbria è la regione in cui risiedo da molti anni. Sono contento che avvenga qui ed è un'unica data in tutta l'Umbria che facciamo. E poi il tour partirà da Sestri Levante, dal teatro, Cinema Teatro Ariston, che è lo stesso dove Dario Fo 50 anni fa recitò per la prima volta il Mistero Buffo. E Pirovano, 1969-2019, cosa è cambiato in questi 50 anni? Beh, è cambiato tutto sul piano della tecnologia in particolar modo, ma anche sul modo di produrre, di fare la vita, del cibo. Io abitavo a Milano, per cui era una situazione molto complessa e complicata, c'erano dimostrazioni ogni quarto d'ora, ogni giorno le strade si era in piazza a protestare, nei cortei. Io ero operaio metalmeccanico, per cui mi ricordo bene, la prima volta che sono andato a Roma è stato al seguito di una manifestazione dei metalmeccanici, eravamo, non so, mezzo milione, forse di più, un milione. Questo per dire che tensione che c'era nella società. C'era anche lì, c'era anche molta disperazione, perché si lavorava e non ci venivano pagati neanche gli straordinari. Certo che se devo pensare a come siamo oggi, non lo so, insomma, sembra che stiamo andando sul piano del lavoro, stiamo andando terribilmente indietro, e sul piano delle conquiste sociali, insomma. Era molto diverso, e anche molto diverso oggi. Come conobbe lei Dario Fo e Franca Rame? Io li ho conosciuti in un modo fortuito. Vivevo a Londra da una decina d'anni e un giorno viene a Londra Dario Fo e Franca Rame a presentare il Mistero Buffo. Io, che conoscevo di fama Dario Fo e Franca Rame, voglio andare con un amico, vado a salutarli al teatro, ma non avevo intenzione di andare al teatro, perché non era la mia cosa il teatro, ero tutto per la musica. Lei faceva un altro lavoro? No, facevo un altro lavoro, lavoravo in un'agenzia viaggi al tempo. E così entro a teatro con un mio amico, Angelo, e gli saluto Dario e lui subito si alza in piedi, affettuoso, mi fa accomodare al tavolo con lui, cosa bevete, eccetera, di dove siete, subito, ma proprio amici, proprio come se ci fossimo conosciuti 10 anni prima, non so. Poi mi presenta Franca, poi stava con degli inglesi giovani lì, con dei fogli, mi dice subito, ma tu che cosa dice questo foglio? Dimmi subito, mi misi subito a tradurgli immediatamente quello che c'era scritto su quei fogli, insomma. E poi dicevo, beh Dario, dopo un po' che chiacchieravamo, eccetera, noi ce ne andiamo. Come? Non rimanete a vedere lo spettacolo?
ma non abbiamo neanche i biglietti, Dario, ma non c'è problema, chiama un suo assistente, porta subito due biglietti, e così siamo entrati a vedere lo spettacolo, io sperando che mi andasse bene, non sapevo di che cosa trattasse il tema dello spettacolo, e praticamente ho riso per 2 ore e mezza senza fermarmi. La cosa che poi mi ha colpito più di ogni altra cosa è stato che ridevano gli inglesi. Io ero lì da 10 anni, avevo difficoltà a ridere con loro, sia sulle battute, sulle barzellette, eccetera, diverso, una cultura. Questi invece ridevano alle storie del miracolo di Lazzaro, in quella lingua lì, perché poi c'era la traduzione in altro, no? In inglese. Qui sentivi gli italiani che ridevano subito e gli inglesi quando avevano letto. Indifferita. Indifferita, sì. E da lì siamo diventati amici, mi hanno invitato a Milano, sono arrivato a Milano a lavorare con loro e ho vissuto a casa loro per 15 anni. E da lì è iniziata anche la sua carriera di attore. Come è cominciato? È stato per caso, anche lì è una cosa incredibile, perché ero proprio qui in Umbria quando è successo, alla Libera Università di Alcatraz, diretta da Jacopo Fo. E c'era un gruppo di ragazzini, come questi qua che sono passati prima, che stavano litigando con parole piuttosto pesanti, di tipo calcistico, ma sempre parolacce. E io rimasi un po' interdetto, ma guarda questi, che razza di parole che si dicono. E così sono andato verso questo gruppo di ragazzini e gli ho detto, ma voi siete pazzi, state attenti, perché queste parole qui adesso sembrano cose da scherzo, ma quando sarete grandi queste parole diventeranno pietre. E per avvalorare poi la mia tesi, mi misi a raccontargli l'episodio del miracolo di Gesù Bambino, che è una storia dei Vangeli Apocrifi dove Gesù Bambino subisce e patisce una situazione di razzismo, perché scappando da una città dell'altra in Palestina viene in contatto con tanti ragazzini di città diverse, ma che non lo fanno giocare perché parla con un accento diverso, per cui e la sapevo tutta. Dura 45 minuti questa storia, era tutta qui e io non lo sapevo. È come se l'avesse già detto. Sì, se non fosse stata per quei ragazzini che mi hanno provocato, no? È bello questa cosa, perché il teatro è provocazione, capisci? Per lei è provocazione ancora? È provocazione il teatro, assolutamente, non può funzionare. Se tu quando interagisci con un pubblico lo devi interessare, lo devi sfidare, lo devi cercare di farlo cadere dalle sue certezze e aprirgli un varco per poter anche alla fine farlo ridere, suscitargli la risata. Non ci può essere una risata a teatro se non gli scatta l'intelligenza, no? Se non scatta l'umorismo, la satira, deve essere sempre connessa a quello che uno di noi vive quotidianamente. Ecco perché il teatro è provocazione. Ma com'era nella vita quotidiana? Ci racconta un aneddoto di Dario Fo e Franca Rame insieme, magari? Un aneddoto di Dario Fo e Franca Rame insieme? Ma se ne sono, guarda, a bizzeffe di questi aneddoti. Immaginavo. Ma, non so, innanzitutto erano due persone squisite. Quello che mi è piaciuto di loro quando li ho conosciuti a Londra era l'estrema generosità che avevano sia sul palco, sia con i collaboratori e sia con gli estranei come me, al punto di arrivare ad invitarmi a casa loro lì a Londra a mangiare. Sono stato anche a dormire. C'è gente che non se la tirava per niente, gente alla mano, alla buona, che parlavano con tutti, che con tutti davano la mano, con tutti, cioè non avevano cioè questa è la cosa che mi ha colpito di più di questi due grandi personaggi, l'amabilità, no? E il saper coniugare la professionalità, la fama con la capacità di essere nel quotidiano come una persona tranquilla, normale. Ma com'è che Dario Fo la riconobbe come suo erede teatrale? Ma adesso non è che... diciamo che io guardavo bene a farmi vedere da lui, non avevo timore, insomma, neanche da Jacopo mi facevo vedere, ma solo che una sera Jacopo si nascose dietro la palestra del nostro centro e vide lo spettacolo e andò subito a telefonare al padre dicendo: papà, devi vedere cosa sta facendo Mario, sta recitando il Mistero Buffo in un modo... E naturalmente Dario era curiosissimo e cercava sempre di venirmi a vedere, ma io non gli ho... una sera però purtroppo... eravamo ad Alcatraz un'estate, io avevo lo spettacolo a Castiglion del Lago, e una ragazza venne a sapere che io facevo lo spettacolo lì, parlando con Dario, glielo disse, e Dario disse: mi accompagneresti a vederlo, ma non diciamolo a Mario. E questi qua sono venuti a vedermi,
e non si fecero vedere. Il giorno dopo, quando arrivai ad Alcatraz, e Dario uscì dall'ufficio e mi gridò con il pugno: Mario, ti ho visto ieri sera, hai una forza da leone! Mi gridò queste parole qua. E subito il pomeriggio mi fece un disegno, no? Proprio dedicato a me, con scritto Mario Pirovano, il mistero buffo, Optimus Fabulatores, c'era scritto fuori, no? Sotto. E lì capii che... Un riconoscimento. Un riconoscimento ufficiale. Ufficiale. Dario Fo in giro per il mondo grazie a lei. No, Dario Fo è in giro per il mondo da decine e decine di anni. Voglio ricordarvi che Dario era addirittura già famoso in Svezia, in Gran Bretagna, cioè già negli anni 60. Con le piccole commedie addirittura, con le pochade, era già strafamoso Dario. Sì. Prima ancora di prendere il Nobel, Dario era famoso in parecchie parti del mondo. Senta, e ad Alcatraz invece cosa succede? Ad Alcatraz c'è un centro dove facciamo arte, cultura, cibo sano, buono, cavalli, spensieratezza, rilassatezza. Ieri sera ho recitato per un gruppo di assicuratori che venivano da Roma. Un gruppo di assicuratori, una sessantina, che il loro capo ha deciso, invece di andare nelle solite hotel a fare queste convention dove potresti essere a Hong Kong e a Parigi ed è la stessa cosa, con le stesse finestre, con lo stesso tipo di parquet eccetera, questo qui essendo stato ad Alcatraz, ha deciso di portarli ad Alcatraz e ho recitato per questi signori ieri sera per loro. Pirovano, il mistero più buffo che ha mai incontrato, qual è? Il mistero più buffo che ho mai incontrato, guardi, non glielo so dire, oh, sarebbero tante le cose. Beh, una cosa che mi è successa a me, che è proprio del mistero buffo, quando ero bambino, sono letteralmente caduto dentro una cisterna di letame. Sono sopravvissuto per miracolo, di letame quello delle stalle che stavano svuotando. Inavvertitamente ho messo un piede in fallo, mentre stavo guardando cosa c'era dentro, e sono caduto dentro. E lo chiamo il battesimo della merda. Cioè, io ho avuto il battesimo proprio, è un bel mistero. E guardandosi intorno c'è qualcosa che è un mistero buffo per lei? Guardandomi intorno che c'è un mistero buffo, ma senz'altro è questa politica in questo nostro paese che mi fa, che a volte non riesco più a capire dove sono, non riesco più, ma vedo che anche altrove, non solo in Italia, ne stanno succedendo di belle. Che no? In Inghilterra, che non avrei mai bene. Immaginato, infatti, ho molti amici inglesi che non hanno più neanche il coraggio di parlarmi di politica. Mentre una volta, e soprattutto quando eravamo noi quelli strani, loro ci davano dentro. Adesso non toccano più neanche il test perché sono anche terribilmente in imbarazzo anche loro. Ma non solo l'Inghilterra, anche altri paesi, insomma. È molto strano il tutto. Mister Buffo a Teatro degli Illuminati sarà anteprima di Altro Cioccolato. Ah sì, è vero, bravo. Una manifestazione a cui lei, diciamo, può collegarsi molto, molto bene come tematiche. Qual è la sua sensazione collegandosi a questa manifestazione? Beh, senz'altro amo molto del tema dell'Altro Cioccolato la possibilità e la capacità di innanzitutto entrare in contatto con tantissime popolazioni intorno per il mondo e con i loro prodotti. Quello di aiutare, per esempio, queste contadini, questa gente che di solito viene sfruttata in un modo indegno da parte di grossi consorsi che si mettono insieme e si accapparano tutto il raccolto di una regione intera e lo vendono e fanno i prezzi che vogliono, altro che caporalato, no? Ecco, questa idea di Altro Cioccolato, di tirar fuori dei cibi sani, biologici, da questi prodotti e venderli al giusto prezzo di mercato, senza passare attraverso queste mediazioni che sfruttano e danno poco, beh, l'ho trovato un tema estremamente etico e importante da sostenere e sono felice che l'Altro Cioccolato abbia pensato a me e sia riuscito a farmi venire qui per un'anteprima unica in Umbria al Teatro degli Illuminati. Mario, io volevo chiederti anche come assomigliare tantissimo a Dario Fo, anche fisicamente. Non so come sia successo, ho un sospetto che a furia di frequentare Dario Fo e vivere insieme a loro per anni e anni e anni si finisce con l'assomigliarli, non lo so, penso, butto lì questa teoria, non lo so. Quindi non sono il primo che te lo dice? No, assolutamente, no, anzi alcuni addirittura esagerano.
è inutile che ti ripeta, ma la gente a volte gli prende di dire anche cose. Scambiano per lui. Insomma, non proprio per lui, ma insomma. No, ma poi chi non conosce Dario Fo, magari l'ha visto solo in video, un video giovanile, eccetera, ha un po' di tentennamenti, sì. Pensano che sei tipo il fratello, il cugino. Il fratello, il figlio, lo zio, il cugino, sì, sì. Faccio parte della famiglia, in ogni caso. Perché infatti Jacopo Fo come ti chiama qualche volta? Ogni tanto quando è spiritoso Jacopo mi chiama Mario Fo. Sì.